È ufficiale, domani torneranno sui banchi anche gli studenti di seconda e terza media, così come previsto dall'ultima ordinanza regionale. E la scuola, dopo un momento di caos nel conflitto tra le varie disposizioni, non può che adeguarsi alla normativa locale. È una situazione un po' particolare, in cui chiaramente noi ci troviamo, gliel'ho detto anche per telefono, a decidere tra posizioni diverse a livello normativo, però per noi vale l'ordinanza a livello territoriale, quindi non si può fare a meno comunque di applicarla. Avremmo preferito saperlo prima, dice la presidentessa regionale dell'Associazione dei Presidi. Infatti bisogna organizzare il lavoro dei docenti, il trasporto e gli altri servizi con gli enti locali, nonché l'accoglienza dei ragazzi rispettando tutte le normative anticontagio. L'abbiamo saputo naturalmente dalla pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo. Noi in realtà non dobbiamo avere una informazione diretta delle norme, però le norme dovrebbero essere disposte in maniera tale che le si possano consultare in tempo. Diciamo che c'è stata una tempistica probabilmente sfavorevole ad una disposizione del genere, perché si colloca in un periodo naturalmente anche di sospensione delle lezioni, tra l'altro, perché questo lunedì era non presente nel calendario regionale per quanto riguardava le attività scolastiche già programmate. Quindi questo ci ha costretti ad un confronto veloce, se vogliamo, anche tra i dirigenti scolastici, in modo da capire se effettivamente le lezioni potessero ripartire per domani. Il ritorno a scuola anticipato è stato una sorpresa anche per il personale scolastico e non saranno di certo pochi giorni di lezione in presenza a cambiare le sorti di un 2020 che tra didattica a distanza e incertezze varie è stato un disastro per la formazione dei ragazzi. A dire la verità non ce l'aspettavamo, perché essendo proprio a ridosso di un fine settimana in cui c'era sospensione delle lezioni e anche evidentemente di alcune attività amministrative, potesse sopravvenire per il 9, anche perché ormai siamo quasi a ridosso della scadenza della cosiddetta zona rossa per l'Abruzzo, quindi un giorno di differenza, 2 giorni di differenza avrebbe comportato ben poco. Siamo a ridosso del periodo del Natale, quindi della sospensione più lunga delle lezioni. Un giorno può fare la differenza, però insomma non è questo che cambia il rendimento dei ragazzi nell'attività didattica di per sé.